Bentrovati, io sono come sempre il Baina e siamo tornati a parlare del Decathlon. Decathlon che, come sapete, mi ha deluso parecchio negli eventi 3-4, ma che ora torna finalmente a farsi piacere con gli eventi 5-6. E guarda caso il perché, beh, perché si gioca a Magic, non si cambia gioco cambiando le regole, non si fanno dei limiti ad astrusi senza capo né coda, no, si gioca a Magic, tra l'altro un Magic digitale, perché uno dei due è Alchemy e vi posso assicurare che mi è piaciuto parecchio giocare a Alchemy. Non pensavo, spezzo una lancia assolutamente a favore di chi dice che Alchemy non è affatto male e che non si discosta poi molto dal Magic, perché devo dire che mi è piaciuto giocarlo. L'ho giocato sia nell'evento Decathlon sia nel play-in di oggi, che è sabato 7 gennaio, ragazzi, e ho giocato lo stesso mazzo con una differenza, ho tolto una terra e ho messo una carta in più. E ragazzi, io mi sono divertito sia a giocare il play-in, che mi ha fruttato 3000 monete. Non mi sono qualificato per il qualifier, ma tanto avevo investito 20 play-in points, quindi ho avuto 3000, no scusate, non monete, 3000 gemme gratis. E qui per il Decathlon è stato bello, ho trovato tanti mazzi, il formato è bello, ho giocato Anvil, Rakdos, mazzo bellissimo assolutamente, mi è piaciuto tantissimo, poi c'è Crucias che è una delle mie carte preferite, lo sapete, e quindi buono. Questo preambolo dove reclamo il mio quinto token, poi andrò per il sesto giocando il draft, questo preambolo, dicevo, serve perché vi farò vedere i tre match che ho vinto nel play-in proprio in questo video, quindi spero che prendiate spunto, spero che proviate Alchemy perché ne vale la pena, lo so è molto costoso a livello di risorse, però ragazzi, Alchemy mi ha fatto tornare un po' la voglia di giocare questo Decathlon, quindi, scusate la pronuncia, questo Decathlon, quindi benvenga, bello, non ho nulla da dire, mi è piaciuto molto, ho trovato tanti mazzi, ho trovato un bel po' di monored, ho trovato cabaretti combo, ho trovato gain life, ho trovato UR tempo, ho trovato un bellissimo Jund qui in finale che stava per vincere, incrocia un pochino i due mazzi, cabaretti e Rakdos, era molto carino ma per fortuna l'ho battuto grazie a una Shelly e al fatto che io sono riuscito a fare la combo giusta di Brush Talk più Anvil per l'appunto, quindi bellissima la partita finale, tra l'altro mi è piaciuto, ho fatto 7-2, complimenti, io ve lo consiglio Alchemy, non è brutto questo Alchemy, molto meglio dello standard, molto meglio dello standard, e vi assicuro che il meccanico lì digital non lo rompono, bravi, bel lavoro qui, ottimo, guardatevi i match, come sempre vi lascio la decklist in descrizione e godetevi il Magic, a dopo ragazzi. Thai Cuisine, nostro primo oppo. La mano non è male, siamo sulla draw, mannaggia. Abbiamo un sacco di spot removal, due pezzi buoni. Questa si kippa. Abbiamo una removal anche T1 volendo. E siamo in mirror. Dai, fai il tuo primo harvester. Ghast. Ghast l'hai fatto. Vai. Quindi lui gioca col Ghast. Interessante questa cosa. Sarà lunga questa partita, a meno che lui strappa subito una win con Crucias già giù. Ovviamente non attacca. Noi lo troviamo Crucias, però lui è open sicuramente di rimozione qua. Qui potremmo forzargli tesoro addirittura. Attacchiamo con l'Harvester, lui ci unblocca, noi spariamo Surge e poi appoggiamo Harvester. Però lui potrebbe anche direttamente fare il tesoro. Vediamo. Vediamo cosa fa. Se mi mangia Harvester, sono contento. Non voglio farlo rampare. Noi che siamo senza mana. Secondo me forzarlo a fargli fare il -1/-1 va bene qui. Vai. Stiamo open di removal e vai. Possiamo anche fare pesco scarto nel caso. Shambling Ghast numero 2. Adesso puoi rampare. Adesso puoi rampare. Qui lo meniamo per 3. Se resta vivo l'Harvester. Oh, sì, resterà vivo, bene. Solo che lui ha due tesori. Interessante che lui giochi del dispute con Ghast comunque. Oh, attenzione. Benissimo. Benissimo, si comincia. Anviom, come si dice dalle mie parti. Cominciamo. Vai. Shelly numero 1, va bene.
Spareremo prima della pescata. Lui ha ancora un sacco di mana, mannaggia. Grazie ragazzi. Grazie Nak. Scusatemi. Favola dello spaccatore di specchi e di palle. Va bene. Spariamo comunque Shelly. Harvester attacca. Oddio, dipende cosa peschiamo. Buona terra. Allora, qui così, secondo me si può spaccare anche il secondo pezzo per favorirci dei danni qua. E siccome abbiamo in mano Infernal Grasp, questa è la removal. Poi, Anvil si attiva. 5 danni questo turno non sono male. Vai. Grazie Nak, grazie mille. L'importante è trovare lo spot per fare questo Crucias. Lui scarta due terre, aveva una mano di merda lui. Adesso se l'è aggiustata sicuramente. La seconda. E allora via. Easy via. Terra per favore. Grazie. Solo che entra Tapped, vero? Vabbè, ce la facciamo piacere lo stesso. La terra deve essere black. Deve essere black. Ah no, posso stappare. Optimus, vediamo se hai removal. Non ce l'hai? Botte. Se ti sono 6 danni. Crucias non scarta niente. Se Oppo non fa mass removal, potremmo esserci. Beh, dipende in realtà. Può fare un lifelinker anche. Qui il top deck sarebbe davvero il Tomo. Che ci mette giù un bel Blood Artist per mettergli. Eccolo là, lo sapevo. In realtà hai fatto una stronzata. Perché noi teniamo Jinx. Cioè, noi teniamo Crucias. E tu non sei esattamente contento. Perché quella vratta lì ha favorito più noi che te. Noi possiamo spaccarci Anvil, male che vada poi, eh. Zio, grazie mille per il follow, benvenuto. Go for the throat, ok? Noi abbiamo un pesco scarto che ci piace. Qui Blood Tithe, va bene. Va bene, ciao Yotun. Poi? Lui comunque è BR, basta, cioè non è Anvil, non è cose del genere. Va bene, speriamo di trovare qualcosa. Ci basta un artefatto, ragazzi. Con un artefatto abbiamo vinto. Ulla! La top deck! Easy! 1-0, 1000 gemmine, vai! Vai! Death Cuisine, salutoni. È stato bello. Easy! Ma è lei quello di YouTube? Sì, sono io, zio. Eccala, eccala, via. Così. La top deckata di Shelly. Vai. Almeno 1000 sono tornate a casa. Buono. Molto bene. Molto bene. Però ho sentito la difficoltà nel formato che non conosco, devo dire. Ci sta, ci sta, ci sta. Dai. E lei chi è, zio? Lei chi è? Ci dica, ci dica. 1000 e non più 1000. E per la. E scusatemi, siccome abbiamo anche top deckato Shelly, mi sembra giusto fermare un attimo la musica. Dove sta? Fermare un attimo la musica e fare punto esclamativo chiappa. Mi dica, anziano saggio. Mi prude incredibilmente la chiappa sinistra. Perfetto, perfetto. Abbiamo sentito l'anziano saggio e cosa ne pensa? Qui siamo sulla play addirittura. Beh, il fatto che siamo sulla play ci piace. Direi che chippiamo. Bisogna aspettare. Ah no, eravamo sulla draw, scusate, sto impazzendo. No, dovete aspettare 60 secondi prima di reclamare ancora. Ottimo, ottimo, zio, ottimo. Allora, il fatto che noi abbiamo Harvester, più Anvil, più doppia Shelly, siamo ancora contro BR, solo che stavolta penso che sia Mirror. Perché lui non ha fatto Gust, non ha fatto niente. Ergo, qui secondo me, ci stappiamo, vediamo cosa fa lui e facciamo una Go for the Throat poi.
Assolutamente sì. Dobbiamo giocare da control essendo on the draw. Altrimenti lui fa quello che vuole. Ok, lui gioca delle terre strane. Buono. Secondo Bloodtide, via 1. Via 1 dentro Fable of the Mirror Breaker, così lo voglio costringere a scegliere se rinunciare all'ultimo suo pezzo che ha in mano per togliermi favola, oppure rischiare di tenermelo giù, farmi rampare gratis, e lui in teoria non è contento di rampare gratis. Se fa una removal sul token 2-2 sono abbastanza contento, vuol dire che ne ha una di meno per la mia Shelly. Cerimonial, ok, molto carina. Ah, ma lui è una lista vecchia di Anvil, però. Vabbè, 2 danni li prenderò. 3 danni li prenderò, scusami. Ok. Non penso di voler scattare nulla. Forse il Bloodtide, ma... No, non penso. Cominciamo a settappare blocchi qua, eh. Facciamo doppio pezzo. Ah, addirittura mi lascia il token. Tu sei un pazzo scatenato. Tu sei veramente un pazzo scatenato, amico mio. Eh sì. Sei proprio un pazzo scatenato. Vai. Adesso lui prima o poi deve togliermi il 2-2, altrimenti io continuo a fare degli artefatti gratis, eh. Arriva anche la sua favolona. Favola dello spaccatore di specchi e di palle. Ma amico, no, non devi attaccare qua però. Non attaccherai mai qua. Guarda che tu non ce l'hai giù Anvil. Devi spaccarmi il pezzo prima di attaccare. Attenzione! Sei un pazzo. Sei un pazzo scatenato. No, anzi, facciamo così. Un pazzo scatenato. Via terra. No, non è vero. Scusate, abbiamo il terzo effetto. Abbiamo 6 mana noi, no? Ciao. Ah, ma mi sono tolto il bot token. Sono un coglione. Scusate. Scusate, ho fatto un erroraccio. E invece no. No, no, ma l'ho voluto fare apposta, ragazzi. Vai. Non vi preoccupate, va tutto secondo i piani. Siamo vivi, siamo vivi. Va bene. Ciao polpo! Dai, adesso attaccami con tutto. Esatto, bravo. Va bene. Vabbè, Kiki l'aveva già risolto, ragazzi. Io volevo che sprecasse quell'harvester. Così adesso con l'altro harvester posso spaccare il suo harvester o il 2-2, appoggio Shelly e riguadagno le vite importanti. Vabbè, questa mossa è stupida. Perfetto, lui adesso si è anche tolto l'ultima rimozione. Quindi, Chum Block qua, 2-2 muore. E poi dobbiamo spaccare quello, però. Ok. Terra. Shelly. Pesco. Scatto Crucias, trovo Jix Command. Cioè, scatto Shelly, trovo Jix. Dobbiamo avere un turno in più. Vai.
teoria il turno ce l'abbiamo. Vediamo cosa lui ha in mano. Lui deve risolvere la Shelly in qualche modo. Atsushi, va bene. Atsushi resta lì per il momento. Qui in ogni caso dobbiamo mangiargli il 4-1. Se si attacca con tutto. Ah. Ok. Blocco, blocco, blocco. Jovix, grazie mille per il follow. Dobbiamo guadagnare più vite possibili. Vediamo se spacca Shelly. Ok. No, l'abbiamo persa prima quando ho sbagliato su Bloodtite. Qui mi sa. Ho fatto una stupidata, l'abbiamo persa. Forse no, vediamo. Allora, noi stiamo a 10. Con questa lui va a 8. Poi abbiamo ancora due mane e possiamo fare Harvester. Che mi ci fanno fare anche un token così. Lui alla fine fa solo 4 danni, ha perso l'Harvester. Non può copiare Atsushi, può copiare solo questi. No, non è mica detto che abbiamo perso. Vediamo. Vediamo. Noi stiamo a 11 praticamente qua. Ciao Morde! Sì. Sì, altrimenti andavo ad Asola a fare il torneo Pauper. Vediamo, non lo so, quel 4-4 è un grosso problema. Anche questo reactor è un problema. Però, dipende cosa peschiamo. A mezzogiorno, Morde, magari passo a salutarvi, quello sì. Ok, quindi vuoi fare 2-3-1. Va bene. Noi, considerando che riguadagno due vite, amico mio... Guardate il cavetto, se me lo ricordo lo porto, va bene Morde. Quel reactor lì è un problema grosso adesso. No, abbiamo perso quando ho sbagliato prima. Però vediamo, magari top deck o Jinx Command. Quindi stanno passando 7 danni. Questo serve per togliere un pezzo, non posso tradarlo qui. Sette danni siano. Fermi tutti, questa è fortissima. Allora. Questa. Questa è fortissima. Poi. Questa che fa rimozione su Kikijiki o sul 2-2, noi guadagniamo due vite. Poi pesco scarto, ne riguadagniamo altre due e altre tre. Sì. Ciao Kiki. Dragon Spark Reactor ci fregherà sicuramente, ma se non facciamo così adesso non la vinciamo più. Ciao Crucia, sei stato bello. Non abbiamo il tesoro, mannaggia. Però possiamo fare ancora così. Stiamo a 12. Deve parare per forza. Altrimenti è morto. Se non para abbiamo vinto. Se perde il pezzo noi riguadagniamo un'altra vita, lui perde un pezzo.
Lui poi deve attaccare per forza. Io posso attivare Oni. Oni ci dà due vite. Vai, vai, Oni ci dà due vite. Vai. Secondo me siamo lì lì per vincere in teoria. Se lui non top deck ora, no? Pazzesco che l'abbiamo ripresa. Pazzesco. Va bene, va bene, va bene, va bene. Buono. Buono. Questo è stato un gran top deck. Un gran top deck. Vabbè, vai, vai, pesca pure. Ti fai due danni e muori. Bello. Bello. Atsushi non può attaccare, amico mio. Che fa? Che fa? Pazzo? Direttamente pazzo lui? Vabbè, direttamente pazzo. Là! E intanto stiamo a due. Che bello, Blood Artist. Quanto lo amo! Quanto lo amo il re degli aristocratici! Ma non bastava rimuovere il suo bloccante? Può essere, non lo so. Rohau. Ok, questa è bella come mano. Tra l'altro questa è stappata, quindi Epicuro entra subito. Bisogna vedere che cos'è lui. Se Epicuro entra di primo e Anvil entra di secondo, sono abbastanza contento. Siamo in mirror, mi sa. Sa che siamo in mirror. Lui ha tenuto top. Azz, ha tenuto top. Ha tenuto top. Vai. Speriamo che non ci fermi qui il play-in. Vediamo. Vediamo. Ah no, non è mirror. Rosso-blu. Bank Buster. Spacca banche. Va bene. Speriamo di trovare una terra allora, visto che posso fare solo un drop, due drop e nessuno. E tra l'altro se anima banca non abbiamo removal in mano. Però Brushstock non è male. La Wizard per le rare si sì, fa quello che ne ha voglia, proprio Enigma. Devo fare removal per buttarlo giù quello, se no lui inizia a fare troppe cose, per i miei gusti. Noi gli facciamo Bolt, speriamo di top deckare una cazzo di terra per fare questo. Che se questo entra e lui fa Vratta, tutto sommato non siamo messi male. È che senza le terre non si può giocare a Magic, giusto? Tu potresti essere il mio danno vincente, tra l'altro. Che perché Fable bisogna toglierlo poi, eh. Quindi terra per favore, nera possibilmente, o doppia meglio. Brushstock che mi mette dentro un Blood Token, un bellissimo Blood Artist. Cosa fa questa? Ok, va bene. Quindi noi non passiamo più sulla combat. Grande terra nera! Grande terra nera! Vai! Grande terra nera! Grande terra nera! Grande Blood Artist soprattutto. Con il Blood Artist meglio questo. Vai, Oppo, vai! Vai. Teniamo tutto in difesa. Prossimo turno, doppio drop. Lui riuscirà sicuramente a usare una volta il Kikijiki se non top deck removal e lui non ha counter, tipo. Vabbè, se questo attacco. Questo attacco sinceramente lo prendiamo. Aia. Arrivano. Arriva il trono. Ah, qui per scoprire se ha una counter facciamo subito Epicuro Voldaren. Ah, vabbè, a seconda Fable, sti cazzi, dai. Quarta terra. Buona quarta terra, oh. Buona sì. Che facciamo anche il tesoro così. Dai, che tanto non ce l'hai il counter a un mana, dai. Sì, è Torre di Urza, belli. C'è il pezzo che li congiura. Guarda che Oppo, non so se sa cosa fa Blood Artist. Vai.
Ok, se stappiamo abbiamo vinto. Se stappiamo abbiamo vinto. Lo sapevo che giocavi prototiponi tu. Se giochi trono per forza. Sì, va benissimo Starnation. Dai, dai che siamo sempre più vicini a stappare. Forza. Dai che se stappiamo, tu hai solo un mana rosso, puoi averne un altro, puoi averne altri due in realtà se copi il 2-2 attacchi, ma non lo stai facendo per qualche motivo. Perché? Perché questo attacco così stupido? Tremila gemme. Direi obiettivo centrato. Il mese è portato in saccoccia.